Ecco il fosso il giorno dopo, via Francesco Caracciolo, gli edifici delle case popolari, viva la faccia, Innocenzo Sabatini che sapeva progettare fra barocchetto e modernità, ma comunque belli isolati col verde dentro, viva la faccia della cultura di allora, del piano regolatore di San Just del 1909 con l'amministrazione Nathan. C'era una cultura diversa, gli architetti sapevano progettare, queste erano case popolari, ma ditemi un po', davvero, davvero. E lì c'è il fosso della Valle dell'Inferno che si è presa la vendetta, che è stato intubato, l'hanno deviato e vabbè, e quindi tutto quanto un macello qui.